Eccoci qui per una nuova puntata del Retro Gaming. Oggi giocheremo a Splatterhouse. Lasciamo perdere l'introduzione, vi spiego io quello che succede. La storia vede il protagonista e la sua fidanzata, studenti di parapsicologia che fanno delle ricerche riguardanti il dottor West, un luminare nel campo. Mentre facevano delle ricerche, una tempesta li ha colti, li ha presi alla sprovvista e sono rifugiati in una casa. In questa casa si sono sgobbati la fidanzata del protagonista, l'hanno rapita, il protagonista è stato tramortito e deve salvare la fidanzata. Trova una maschera, si infila sta maschera, gli viene infilata, non mi ricordo, e diventa super coatto, super matto. E niente, attraversa diversi livelli, sono 7 livelli, alla fine di ogni livello c'è un boss, per salvare la fidanzata. Cominciamo col primo livello. Come vedete, ambientazione assolutamente splatter e gore, come suggerisce il nome. Tra l'altro questo è stato il primo titolo ad avere l'avviso dei contenuti horror. Quindi il fatto di essere evitata minori e quant'altro, e che avvisava appunto il contenuto splatter, horror, gore, schifoso, maledetto, bastardo. Ci sono delle armi che è possibile raccogliere durante il gioco, ce ne sono diverse, alcune da lancio come il sasso, la chiave inglese e diciamo una sorta di arpione, e altre corpo a corpo come l'accetta, la mannaia che vedete in questo momento, oppure il bastone che funge tipo da mazza da baseball perché schianterete i mostri contro il muro. Tranne questo bastardo, ecco. Fanculo. Attaccate quello e si stacca la testa. E mo il boss. Dato che qua morire è l'ordine del giorno. Ecco, come vedete qua. Già io so scherzo. Poi qua come te toccano, te se fottono. Vabbè. E rifacciamo col boss. In questo caso il boss è un insieme di sanguisughe, bastardo. Fameliche. Attenzione, forse ho trovato il modo per sfangarla, eh? Bisogna ammazzarle tutte e si passa a livello successivo. Ah, vedi, ci sono riuscito senza essere toccato? Capirai che te pareva. Attenzione. Ecco, ma devo toccare l'ultimo, maledetto bastardo. E questo è stato il primo livello. Passiamo al secondo. Il gioco prende spunti, riferimenti anche da film dell'orrore come La Casa, Venerdì 13 e altri che adesso sinceramente non mi sovvengono, ma ce ne stanno anche altri tra l'altro. Noi giocheremo la versione per il MAME, perché si ricorda, o MAME o Arcade, chiamatelo come vi pare, insomma. Ecco, sci tua. Quindi noi avremo a disposizione dei gettoni per continuare, gettoni infiniti dato che siamo pieni di soldi. E ecco. No, no, un altro. Ah, ma vedi che culo. Poi, non potete prendervi tutto il tempo che vi pare perché come vedete a sinistra compare un qualcosa di violaceo pronto a mettervelo in quel posto. Raccogliamo la nostra bella mazza di legno, cominciamo a sfasciare sti mostri acquatici. Mazze chiodate, anzi no, palle chiodate, scusate. E saltiamo pure quest'altra, tanto mo può essere veloce come te pare. Magari se devi far coglione può essere una cosa buona. Dagli così. Mamma mia, oh. Mamma mia, grande. Riuscire ad arrivare al boss con la vita sarebbe
Mamma, vedi che svolta. Secondo boss, sicuramente mi mette in quel posto. Sicuramente non riesco a sfangarla contro questo, perché questo è bastardo. Allora, qua il segreto è posizionarvi intanto tutto a destra, perché come vedete cadranno delle cose da qua. Poi la sedia prenderà, diciamo, una sorta di forma, di vita, insomma. Avete rotto quasi il cazzo. E va. Mi sono scordato del quadro. Vabbè. Bene o male la dinamica è questa. Vi posiziono. Vi posiziono da una parte. Quando finisce descende roba dal soffitto, la sedia vi verrà incontro. Addosso, diciamo. Poi il momento del coltello. Oh, hai rotto il ca... Sì. Poi c'è pure la possibilità, no? Di bloccarli contemporaneamente. Oh, e sono ritardato però. La colpa è mia però. Dai, e mori, maledetto bastardo, su. Occhio, tenete a sinistra perché non sono mai stato sotto quando piove il coso qua. Quindi meglio spostarsi un attimo. Questo era il secondo boss. Arriviamo alla terzo livello. Allora, il boss finale di questo livello è un bastardo maledetto, stronzo, super cazzuto. E ci sarà bisogno di utilizzare il fucile a pompa. Bisogna salvare i proiettili, cercando di consumarli il meno possibile. E quindi giocheremo di scivolate. Qua ci sarà un abominio. Madonna, raga, è una cosa schifosa questo. Poi le pozze d'acqua che bisogna schivare, altrimenti ci fottono. Ecco il sasso. Attenzione. Prendiamo il sasso. Niente. Ah, qua c'era un tizio che lancia schifi. Qua dovevamo... Sì, che cazzo ho fatto? Portiamo avanti a pompa, spaccamogli questo qui. Allora, alla fine di questo boss, alla fine c'è un boss con due motoseghe al posto delle mani, al posto delle braccia, quindi non sarà tanto facile. Noi che faremo? Porteremo avanti due fucili a pompa, belli carichi carichi, ed eccolo qua. Gli spariamo come se ci fosse un domani. Si tocca pure sbrigare perché, come vedete, il tempo, no, sta passando, noi gli spariamo, posiamo il fucile a pompa perché non è che se lo portiamo dietro, no, che è una svolta, che l'oggetto più forte, l'arma più forte del gioco, no, non se lo portiamo appresso, lo lasciamo là. Vabbè. Ecco gli arpioni che vi dicevo, insieme alla chiave inglese e al sasso, sono le armi da lancio. Ma non cadete per l'amor di Dio perché qua è pieno dei maledetti bastardi. Mamma mia che schifo sto feto qua enorme, oh. Mamma mia, mi fa senso ogni volta. Ah no, qua si può prendere la mazza. Oh, qua ci stanno le tagliole. Ogni volta qua me se inculano. Porco maledetto. Capirei, con una vita, donna. Santo cazzo vado. Dai, ma vaffanculo, po... Colpa mia, per carità di Dio, però sempre meglio dare la colpa a qualcun altro. Attenzione, l'ho super sfangata. Mamma mia, ottimo. Allora, in questa fase sono passato alla parte del livello. Qua non c'è il boss, qua c'è, chiamiamolo, un mid boss. Da questi specchi uscirà fuori la nostra forma, sorta di spettro dalle nostre sembianze. Ecco fatto. Sci tua. Ha bisogno di tre botte. Il mio consiglio è di, appena viene avanti, rimanere sul posto, gli dai subito due cazzotti e
e poi dopo sperate bene. Questo fa la scivolata che io non so fare. Asci tua, maledetto bastardo. No, e vaffanculo. E che cazzo. Cioè, oltre a questo, che dovrebbe essere una parte tranquilla, mo c'è il boss. Cioè, proprio così come i pazzi. Vabbè. Allora, qua, correte, correte, correte. Che tocca prendere una sorta d'accetta. Non si tocca fa spaventata sta roba. Eccola. Accetta, 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 accetta. Poi tocca accetta tutte quelle altre teste là, maledette. Eccole. C tua. Palle. Mamma mia. Sto gioco, tra l'altro, l'ho finito una volta sola in vita mia, una volta, non me lo ricordo assolutamente. Mi ricordo questi che erano quelli bene o male a cui accedevi, no? Anche se i tuoi genitori non ti ci facevano giocare. Oh, porco due. Eh sì, ma te sto a toccare. Oh, sta a farmare. Porca madonna. Oh, sto. Mannaggia la ma. Porco. Cioè, questo è il classico livello che da bambino a uno più grande gli dici che me lo passi per favore perché non so capace, che so coglione. No, oh, mo tocca coprire la croce, no? Quando... Oh, non devi far matto! Non devi far matto! Ecco, mo sono riapparse tutte le teste di cazzo. Dai, e via! E vaffanculo, porco due, grande porco due! Per chi se volesse far segno della croce a questo momento. Sto giro scendevo perché a salire è una Cambogia. Andiamo al piano di sotto, che ne so. Qua quello che indica da andare là, noi non so un ramo di pezza. Buono. Attenzione che forse ho capito il metodo, eh. Non vorrei dirlo a alta voce, ma forse ho capito il metodo. Ma vediamo come mi si inculano, eh. E bisogna tagliare temporeggiare, bisogna temporeggiare. Mo qua chi c'è? Oh Gesù mio, ancora sta cosa dell'acqua. Oh! Ho capito, sono cazzotto. Ci tu è de quando rifiati un'altra volta, oh. Oh Gesù mio, no, ti prego, no. Io secondo te come facevo a capire che dovevo... Oh, ha rotto il cazzo. Cioè, ma vedi? Oh, e canna, questo coso? Gna se fa più, oh. No, ma dammene un altro di livello prima del boss. Perché è così facile qua?
Su, va su. Ah, almeno. Qua mi pare che era il boss. Porco, due se la stanno a sgroppare questi. Ecco fatto. Magari mo che te sei sciorto. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. Tanto sei caruccia, mo. Forse è meglio se mantengo, diciamo, una certa distanza, magari. Sì, mi di farsa però, di far matto. No, porco demonio ladro, porco demonio ladro, muoviti rifare la strada tutta dall'inizio.